giorno sono il colonnello Vincenzo Sicuro, sono il comandante del 41esimo stormo della battaglia di Sigonella. Cosa stiamo facendo? Facciamo quello che tutti i giorni io in testa e tutti i miei uomini siamo chiamati a fare, addestrarci nel compiere la missione. La missione nostra è quella di pattugliare i mari, quello che ci sta sopra e chi galleggia e quello che ci sta sotto, affinché i confini della nazione vengano garantiti. E siamo decollati ormai da qualche decina di minuti, stiamo lasciando, come si diceva, la Sicilia e andiamo verso quel settore di acque che sta tra noi, Lampedusa, e tra Lampedusa e l'acqua. Siete sempre pronti a poter far fronte alle emergenze che via via in questo periodo si portano alle cronache nazionali che tutti i giorni vediamo. Noi siamo operativi tutti i giorni, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno. Non abbiamo sabato, non abbiamo domenica, né Natale, né Capodanno, né Ferragosto. Abbiamo sempre equipaggi in prontezza, pronti a far fronte ad una situazione di emergenza, oltre alle normali attività di addestramento. In quanto siamo pronti? Lo vedete da voi, velivolo non è giovane, ha più di 40 anni, 42 anni che serve l'aeronautica militare al servizio del paese e ha bisogno dei suoi tempi di reazione. Io sono orgoglioso di poter dire, ma lo dico perché è dimostrato nei fatti, che nonostante i tempi che necessari per mandare in volo l'equipaggio, un velivolo di 42 anni, noi siamo riusciti e riusciamo in questo periodo, sapendo quanto un minuto fa la differenza nel colmare, a decollare anche in circa 30 minuti. Io sotto gli occhi di tutti, da quando Mare Nostrum, il dispositivo è stato attivato a fronte di quel disastro di più di 350 vittime, e non è più accaduto nulla. Purtroppo si è verificata un'ennesima tragedia, ma guarda caso si è verificata a ridosso delle coste libiche, dove chiaramente dovrebbero essere altri a monitorare affinché intanto non si mettano in mare con imbarcazioni molto precarie e centinaia di migranti che poi troveranno sicuramente delle fortissime difficoltà. Guarda caso, a ridosso di quelle coste si è riverificata questa tragedia. Noi cosa facciamo? Noi come velivolo dell'aeronautica militare immediatamente cerchiamo di coprire vaste aree in maniera tale da dare la certezza e la sicurezza che nessun naviglio sia in difficoltà. Chiaro che poi una volta trovato l'obiettivo, quindi un naviglio che potrebbe avere delle difficoltà di navigazione, informata la Marina Militare, si decide di intervenire o di semplicemente aiutare queste imbarcazioni affinché possano raggiungere dei porti sicuri. Vite umane salvate, da quei 350 sono state decine di migliaia, grazie a Dio, ad aver trovato il primo obiettivo che hanno, quello di continuare a vivere. Comandante, è stato avvistato qualcosa? Sì, il nostro radar ci ha dato comunicazione che c'è un'imbarcazione di piccole dimensioni con qualcosa al traino, di più piccole dimensioni. La picture, la fotografia sembrerebbe essere quella tipica di un traino, però adesso che siamo andati a investigare abbiamo visto che in effetti è così, meno male, e dico meno male perché per noi non è importante trovarli, ma è importante che non ci siano. È un peschereccio di piccole dimensioni che sta trainando una gabbia con dei tonni che devono stare in acqua, e questa è tipica del Mediterraneo, dove all'interno il pesce rimane sempre fresco e poi vengono, diciamo, a prenderlo nei porti e a distribuirlo. Questo per noi è un momento importante perché intanto abbiamo visto che i nostri sistemi funzionano, abbiamo visto che il nostro equipaggio è allenato e addestrato, siamo riusciti ad individuare quello che volevamo, e la cosa più bella è che il target non era quello che cercavamo. Loro sanno che ci siamo, sanno che se gli succede qualcosa l'aeronautica militare con i suoi assetti è capace di mantenere tutto sotto controllo, ed è quella lieto fine delle tutti vissero felici e contenti, dove il nostro sforzo è stato premiato e la popolazione sa che l'aeronautica c'è.